Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Gwendalina Tavassi, nata a Roma il 1 gennaio 1976, ha conquistato la popolarità nel 2010 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Da allora la showgirl romana ha intrapreso una carriera televisiva di successo, diventando opinionista in programmi come Pomeriggio 5, Domenica Live e Mattino 5. Ha poi fatto il suo debutto come valletta in Me lo dicono tutti su Rai 1 e nel 2012 ha affrontato l'Isola dei Famosi. No. Negli anni successivi Gwendalina ha preso parte a progetti come la sitcom SPA e il film Una notte da paura, per poi partecipare nel 2018 a Tale quale show. Nel 2022 ha affrontato nuovamente l'Isola dei Famosi insieme al fratello Edoardo Tavassi. La vita privata della showgirl è caratterizzata dalla presenza di tre figli, Gaia, Chloe e Salvatore, avuti da una precedente relazione. Attualmente, Gwendalina è legata sentimentalmente al compagno Federico Perna, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Federico, classe 1995, lavora nel settore della ristorazione come manager, gestendo locali a Roma. La loro relazione è diventata sempre più popolare sui social, dove condividono momenti di vita quotidiana e divertenti avventure. La coppia ha sorpreso tutti con un matrimonio a sorpresa organizzato da Federico durante una vacanza alle Maldive. Gwendalina ha condiviso l'emozione di quel momento sui social, mostrando la sua felicità. La loro storia d'amore è iniziata dopo un periodo difficile per la showgirl, che ha denunciato il suo ex compagno per violenze domestiche. In una recente intervista, Gwendalina e Federico hanno rivelato dettagli intimi della loro relazione, sottolineando la passione che li lega. La coppia ha confessato di avere una vita sessuale molto attiva, con momenti particolarmente insoliti, come fare l'amore in treno. La loro storia d'amore procede a gonfie vele, con progetti futuri.